ragazzi, è venuto in questo video la doppietta di Luis Suarez, stende l'Inter Antonio Conte al Camp Nou. Barcellona 2, Inter 1. Prima sconfitta stagionale per la squadra nerazzurra, per la squadra di Antonio Conte, proprio alla vigilia del derby d'Italia che si giocherà domenica sera a San Siro. Però nella seconda giornata di Champions League questa sconfitta fa male più per la classifica che per l'umore, perché la prestazione non si cancellerà assolutamente. L'Inter nei primi 45 minuti ha messo sotto il Barcellona, un Barcellona che lì davanti presentava per una delle prime volte stagionali il tridente tanto atteso, formato da Antoine Griezmann, Luis Suarez e Lionel Messi. A sorpresa, titolare dopo l'infortunio occorso due settimane fa contro il Valencia. Messi titolare, Messi che però per i 90 minuti che è stato in campo ha camminato, però proprio da lui è nata l'azione, la ripartenza che ha portato il Barcellona in vantaggio al minuto numero 85. Questi sono i campioni, anche se sono infortunati, anche se stanno rientrando l'infortunio, ti possono ricavare la giocata dal nulla, quello che ha fatto Lionel Messi al minuto numero 85. Una ripartenza, ha mandato al bar Asamoah, ha mandato su di sé 3-4 giocatori dell'Inter, e poi il passaggio, l'invenzione per Suarez che ha saltato Godin e ha depositato in rete il gol del vantaggio. Una vittoria immeritata per il Barcellona, per quello che si è visto nell'arco dei 90 minuti, un Inter che meritava assolutamente al 45esimo di andare avanti anche di due reti al Camp Nou. Inter che è partita fortissima al terzo minuto dopo una un rimpallo favorevole a centrocampo. Lautaro Martinez è scattato, ha battuto sul tempo l'Englet e in diagonale ha fulminato Ter Stegen per il vantaggio nero-azzurro. Primo gol nelle coppe europee per il Toro, che si sblocca finalmente in una stagione non facile per lui. Aveva segnato una tripletta con la maglia dell'Argentina in amichevole contro il Messico ad inizio settembre, però con l'Inter mancava ancora la prima gioia stagionale. È arrivata questa sera al Camp Nou al terzo minuto. Barcellona 0, Inter 1. Clamorosamente i nerazzurri stanno conducendo al Camp Nou contro il Barça di Lionel Messi. Ma poi, dopo le tante occasioni avute nei primi 45 minuti, Valverde cambia, e cambia letteralmente la partita, perché esce uno spento Busquets, entra Arturo Vidal, e da lì in poi l'Inter non riuscirà più a ripartire in contropiede. Ha giocato benissimo Barella, ha giocato benissimo ancora una volta Sensi, saranno sicuramente loro i due giocatori da temere domenica per il derby d'Italia, però ovviamente comunque le occasioni vanno sfruttate. Al 40esimo e al 37esimo, anche per una grandissima palla di Ter Stegen, bisogna dare i meriti anche alla Barcellona. Il Barça è andato negli spogliatoi sotto solamente di una rete, invece tiro a lato per Stefano Sensi. Dicevamo del cambio, esce Busquets, uno spento Busquets, entra Arturo Vidal, il cileno pressa, il cileno recupera palloni e proprio da lui nascerà l'azione che porterà al pareggio. Suarez al minuto numero 58, un gran gol per Luisito Suarez, per il pistolero che si coordina e fa partire una staffilata che batte Handanovic e l'ha messa proprio nell'angolino. Un gol clamoroso per Luis Suarez. Al 58esimo siamo 1-1 al Camp Nou, ed è un pareggio beffa per quello che si era visto fino all'ora di gioco e questa sera a Barcellona. Peccato, perché adesso in classifica il Barcellona e il Borussia Dortmund si portano a 4 punti. Borussia, che ha vinto 2-0 in terra ceca contro lo Slavia Praga, e si è portato a 4 punti. Quindi al 20 di ottobre a San Siro arriverà proprio la squadra tedesca, e sarà una partita da dentro o fuori per l'Inter di Antonio Conte contro il Borussia Dortmund, e poi ovviamente nella quarta giornata il ritorno in terra tedesca. Il gol invece della 2-1 da una possibile ripartenza 2-3 formato da Politano e Lautaro Martinez, riparte la Barcellona che recupera palla e dà un'invenzione di Messi, come dicevamo in precedenza, manda la barra a Asamoah, attira su di sé 3-4 giocatori dell'Inter, passaggio in mezzo per Suarez che si fa veramente una beffa, nel tempo Godin e deposita in rete il 2-1, il gol del vantaggio, il gol che recupera la partita questa sera. Ancora una volta Luis Suarez, non accadeva in Champions da tantissimo tempo che l'uruguaiano segnasse una doppietta,
3 gol nelle ultime 3 edizioni di Champions League per Luis Suarez. Questa sera va a segno con una doppietta che porta il Barcellona in testa alla classifica del girone F insieme al Borussia Dortmund. Torniamo anche agli altri risultati, una serata da dimenticare per le squadre italiane: 0-0 del Napoli contro il Genk, la sconfitta dell'Inter al Camp Nou contro il Barcellona di Valverde, ma anche altri risultati veramente clamorosi in questa seconda giornata di Champions League, in questa giornata conclusiva per quanto riguarda questa seconda giornata della Coppa, della massima competizione europea. Il momento Genk-Napoli 0-0, la vittoria della Borussia Dortmund 2-0 nel campo dello Slavia Praga, il successo del Barcellona al Camp Nou 2-1 contro l'Inter, il successo del Chelsea dopo la sconfitta contro il Valencia all'esordio 2-1 nel campo del Lille, la vittoria clamorosa del Liverpool di Klopp 4-3 contro il Salisburgo, 3-0 avanti, 3-3 per la squadra austriaca, e i gol di Salah, la doppietta di Momo Salah a decidere il match di Anfield, la sconfitta interna dell'Ipsia 2-0 contro il Lione, la vittoria esterna dell'Ajax, secondo successo consecutivo per l'Ajax che si porta 6 punti in graduatoria contro il Valencia, il Mestalla finisce 0-3 per la squadra di Ten Hag, e poi il successo in Russia 3-1 dello Zenit contro il Benfica, una sconfitta amara, ma adesso ovviamente il derby d'Italia contro la Juventus di Maurizio Sarri. Grazie per l'attenzione, lasciate tantissimi like al video, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Noi ci vediamo in un prossimo video.